Sì, quest'anno ci siamo attrezzati col microfono, perché l'anno scorso non tutti riuscivate a sentirmi. Quindi intanto vi ringrazio tantissimo perché siete veramente numerosissimi, vedo persone che da in fondo e questo non fa che riempirci di gioia. Comincio subito ringraziando l'amministrazione comunale di Desenzano per aver anche quest'anno aderito alla partecipazione al festival su Mesa Poi del Garda, ma credo che ormai sia inutile dubitarlo, perché è una realtà talmente grande che credo che sia quasi scontato che i comuni che fanno parte del festival vogliono restare parte di questa realtà. Anche quest'anno siamo in questo chiostro meraviglioso che ci ospita e ho pensato a un programma molto particolare, dedicato alla seconda metà dell'Ottocento con un sestetto d'archi e l'arpa. In realtà inizieremo con un brano molto intenso, scritto da Dvorak, dal quartetto americano, l'Adagio, il suo movimento. Questo movimento richiama l'andamento degli schiavi in America. Lui era stato in America e quando ha visto alcune scene, appunto queste persone, questi uomini di colore che camminavano con le gambe, con le caviglie incatenate, si è sentito questo ritmo dentro e ha deciso di scrivere un movimento del quartetto con questa cadenza. Io credo che sia veramente molto toccante immedesimarci in quella sofferenza, perché l'aria, le melodie di questo movimento ci fanno assolutamente pensare alla sofferenza di queste persone. Io ringrazio la comunità del Garda, ringrazio Lorena perché è un assistente fondamentale e ogni giorno ci confrontiamo e meno male che c'è lei, ringrazio Gloria, mia moglie, che è un'altra assistente fondamentale anche a casa, quindi non lontano da casa, però ho detto questo scherzando, ovviamente cerco di rompere il ghiaccio perché non è semplice parlare prima di un concerto, prima e durante, e iniziamo subito con la musica, poi vi presenterò i musicisti. Grazie a tutti e buon ascolto. Thank you.
il primo brano che esibiremo è un brano che io non conoscevo e devo dire grazie a Marta se l'ho scoperto. È un brano di Grand Genie, una sorta di brano che ci porta un po' indietro nel tempo, ne parlavamo giusto poco tempo fa. Poco tempo fa vuol dire mezz'ora fa prima di uscire. Ci riporta in tempi lontani, ci riporta in aree quasi medievali, medievalistiche. Dopodiché faremo un adagio di Tchaikovsky, molto molto intenso, e concluderemo questa parentesi con lei con un capolavoro di Debussy. Quindi cambiamo completamente atmosfera, andiamo in Francia, in questa meraviglia di fascino di musica francese del tardo 800, con le danze sacre e profane di Debussy. Incominciamo con Grand Genie. Thank you.
maglietta da pelle. Sicura? Due magliette. Thank you.
Allora, siamo arrivati alla fine, se riesco a girare la pagina, siamo arrivati alla fine del concerto e vi salutiamo con un brano meraviglioso di Tchaikovsky, dal sestetto, non vorrei girare la pagina, la tecnologia. Dal sestetto di Tchaikovsky, Souvenir de France, cioè Souvenir da Firenze, noi vi proponiamo l'Adagio cantabile, una melodia meravigliosa, un brano romantico ma intenso, esattamente quello che intendo quando si parla di musica e immagini, immaginarsi di essere in luoghi diversi e di prendere quello in cui si è in questo momento. Già credo che siate stati trasportati tutti con l'atmosfera magica di Debussy, noi vi salutiamo con quelli di Tchaikovsky, vi ringrazio ancora per essere stati con noi, siete numerosissimi e questo mi fa veramente tantissimo piacere, la musica, c'è voglia di ascoltare la musica, c'è voglia di socialità, voglia di stare insieme e credo che questo sia molto importante, per noi è importantissimo perché quello che facciamo e cercare di trasmettervi le emozioni che proviamo mentre suoniamo. Quindi vi ringrazio, ringrazio ancora la comunità di Senzano, ringrazio la comunità di Garda, Lorena, Gloria, grazie a tutti voi e grazie ai musicisti. Buona continuazione, grazie.
Qualsiasi voce rappresentata dalla viola di Strauss. Il titolo di questo meraviglioso, di questa meravigliosa aria è Morgen. Quindi vi ringraziamo ancora e vi salutiamo con quest'aria di Strauss. Morgen.